blocca. Allora, in questo caso è andato direttamente nel programma galleria perché era l'ultimo che stavo usando. Se voglio farti vedere, basta che clicco sulla casetta e mi va naturalmente nella home. In questo caso io vado sul programma galleria e mi dà già un foglio bianco. Se per caso, non so, vorrei fare un ritratto a Francesca e non mi piace il foglio bianco, qua in particolare, questo è il ritratto del signore di prima, qua in particolare ho delle cornicette di cui posso avvalermi per decorare il mio ritratto e farlo. Una volta scelta la cornicetta, nelle mie opzioni scelgo il colore da usare, in questo caso per fare l'arancione, e lo strumento. Adesso sto usando una matita, ma posso usare una penna, un pennello, un pennino, un pennarello, vari sfumini, carboncino, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che voglio usare il pennarello. Con questo invece mi decido lo spessore del mio strumento. In questo caso uso un tratto abbastanza fine, diciamo quasi una via di mezzo. Ok? A questo punto semplicemente la penna è piuttosto sensibile, quindi più premo la penna più il tratto viene deciso e un pochino più spesso, nonostante comunque la scelta di questo, no? Se voglio fare un ritratto Francesca, sempre l'ulivo, vero? Allora, io in questo caso uso delle linee che poi o posso cancellare semplicemente schiacciando questo tasto della penna, si comporta come una gomma. Oppure, volendo, andando nel menu, c'è questa freccina indietro che è la classica, un passo indietro alla Photoshop. Dovrebbe avere tra i 5 e i 10 passi indietro più o meno, io di solito non li uso, però più o meno il numero è quello. Adesso ti faccio vedere appunto che a pressione differente corrisponde un tratto un po' più marcato o un po' più spesso secondo lo strumento che usiamo. Per esempio, in questo caso stiamo usando una penna, forse è meglio il pennarello per questo caso qua, e prendiamo un colore che sia abbastanza tipo l'arancione, va bene, e un tratto medio. Allora, con il tratto medio io adesso sto applicando una pressione minima, questa è una riga con pressione minima. Questa è la pressione massima applicata, ed il pennarello già risponde e si tratta un po' come se fosse un foglio con un tratto molto più deciso e marcato. Allora, se vogliamo prendere una matita, possiamo vedere ovviamente con effetto matita più o meno la stessa cosa, cioè questa è una pressione minima matita, questa è una pressione massima con questo grado di spessore. Naturalmente, se io voglio cambiare il grado di spessore, allora in questo caso per facilitarci un po' la vita ho messo un attimo il bianco, perché faccio prima con questo a farci un po' di spazio, d'accordo? Pasticciando e facendoci un po' di spazio, potrei usare la gomma, ma comunque lo faccio un pochino prima, prendendo sempre un tratto medio con la matita, che naturalmente è un altro colore che si usa come prima. Ok, questa è una piccola spirale da cui sono partita con un tratto molto leggero e fine ad arrivare a uno più spesso. Per esempio, se io prendessi il pennino, a seconda di come tengo inclinata la penna cambia il tratto. Ti faccio vedere. Così, così. Visto? Direi che si vede abbastanza. Ecco fatto. Allora, se ti interessa come si manda, te lo faccio vedere. Semplicemente, quando vuoi, tocchi al centro dello schermo e vedi, questa piccola bacchetta magica è il salvataggio,
In questo caso ti faccio vedere come si invia queste frecce, abbastanza intuitivo, mandano robe su Facebook come fai prima, oppure in posta. Ecco qua, in teoria puoi mandarla a chi vuoi, nel caso particolare noi mandiamo all'indirizzo che mi hanno dato predisposto, quindi lo invio, invio email in corso e dovrebbe averlo inviato, anzi lo ha inviato.